Con le nostre ricette fine settimana ci voleva qualcosa di veramente gustoso, fresco, ma soprattutto goloso. Io ve l'avevo promesso con grandissimo, immenso piacere. Torna la nostra simpaticissima, nonché brava Cristina D'Angelo. Grazie, ben rivista. Cristina, guarda, quando preparo le cose insieme a te sono sempre tanto felice. In primis perché insieme ci divertiamo, penso che si vede. Ci divertiamo, ma perché lei poi prepara sempre questi dolci così golosi ai quali tact mi abbina anche la bevanda, il cocktail, cioè il massimo praticamente. Dolce, cocktail, ma che vogliamo di più? Cerco di prendere tutti gli ingredienti della ricetta, ci esce un bel aperitivo, dai. Esatto. E allora, che cosa ci prepari oggi? Vedo tante cose gustosissime. Sì, oggi l'ingrediente principale è l'ananas e cocco. Cocco rapé. Quindi andiamo proprio sull'esotico. Sì, come sì, sempre sì. Io e te insieme celebriamo le nostre origini sudamericane. Sì, sì. Intanto iniziamo la ricetta, già mi sono portata un po' avanti. Eh certo, hai fatto bene perché comunque ci sono dei passaggi che sono un po' più lunghi, ma tutto sommato sono semplici e noi ve li spieghiamo in maniera molto veloce. Sì, allora questo qua è il pan biscuit. Ok, che sarebbe praticamente la base del nostro dessert, chiamiamolo così. Sì, sì. Quindi, che cosa hai messo lì nella bulla? Qua abbiamo messo le uova, la fecola di patata. Ok. E adesso il cocco rapé. Perfetto. E lo facciamo andare in forno a 180 gradi per un quarto d'ora. E quindi in questo modo riusciamo ad ottenere il pan biscuit che noi ovviamente per i nostri tempi televisivi abbastanza stretti abbiamo già preparato. Ovviamente non temete perché alla fine della puntata trovate proprio tutto il riepilogo degli ingredienti e potete proprio trovare tutto ciò che serve per rifare esattamente il pan biscuit come la nostra Cristina. Allora adesso, Jennifer, questa è la densità. Ok, tu ci stai facendo vedere i passaggi più importanti. Sì. Quindi diciamo che secondo me ha la consistenza simile un po' a quella del pan di Spagna. Bravissima, vero? Bravissima. Beh, sì, qualcosa ho imparato, Cristi, 8 anni, un giorno. Anche per ridondanza è proprio che devi imparare. Quindi deve avere questa consistenza spumosa, leggera, molto simile a quella del pan di Spagna. Bravissima. A 180 gradi poi un quarto d'ora. Intanto lo facciamo andare in forno. Perfetto. E lo consegniamo al nostro... Prego, venga su chef. Eccolo qui. Ovviamente noi l'abbiamo già preparato, con netto anticipo. E ce l'abbiamo. Sono già pronti, dorati, li ho coppati. La misura della base dove vogliamo montare il dolce. Perfetto. Poi abbiamo tutto quello che serve. Poi abbiamo anche fatto a parte una crema di mascarpone e panna, zucchero a velo e cioccolata bianca. Quindi praticamente per intenderci partiamo da una base mascarpone, aggiungiamo la panna montata, quindi li dobbiamo preparare separatamente e poi invece il cioccolato bianco in che modo lo inseriamo? Va sciolto alla fine piano piano, lo deve mescolare con la marisa piano piano per non smondare la... Ok, però deve diventare freddo il cioccolato bianco. Certo, e deve capire se no dopo si indurisce e neanche troppo caldo, se no si rovina la crema. Mamma mia, adesso deve essere una crema golosissima, Cristina. Facciamo la base, la crema di mascarpone. Sì. Dopo bagno i miei pan biscuit nella crema di cocco. Mamma mia, qui proprio gusto esotico esaltato all'ennesima potenza. L'ananas fresco. Questi sono poi, secondo me, quei dessert perfetti per la stagione estiva, perché sono freschi, quindi sono anche tutto sommato abbastanza leggeri, dai, più o meno come un gelato. Su, sì. Dai, più o meno, Cristina, ci siamo, credo, no? Sì, però molto golosi. Eh sì, ma poi cocco e ananas, cioè, ma che lo diciamo a fare? Un abbinamento perfetto, goloso, fresco, esotico, davvero non manca nulla. Ecco qua.
A questo punto, per continuare con la guarnizione di questo dessert golosissimo, che facciamo, Cristina? Ecco qua, finiamo con un po' di ananas. Ah, che bello. Comunque a te preparare i dolci piace e basta, è vero? Sì, sì, mi piacciono tanto. È la tua grande passione, io lo dico sempre, chissà a chi aveva ripreso Filippo. Chissà, chissà, chissà. Che per chi non lo sapesse, è il figlio di Cristina ed Antonio ed è un grande pasticcere, molto molto bravo. Quindi la mamma, secondo me, ogni tanto gli rapisce, gli ruba qualche segreto. Come di pasticceria, no? E ovviamente i risultati sono più che evidenti. Che bello! Questi fiorellini che cosa sono, Cristina? Ecco qua, sono delle margheritine. Bellissime. Rosa. Ecco qua. Mamma mia! Quanta golosità, quanta freschezza e quanto sentore d'estate! Cioè, manca solamente una canzoncina che ci mette ancora di più di buon umore. Ma siccome non ci facciamo mancare niente, adesso la nostra Cristina creerà un cocktail da abbinare a questo dolce. Un cocktail, si chiama così, una bevanda. Passatemi un po' questi termini, che tutti quanti abbiamo assaggiato almeno una volta nella vita. La famosissima piña colada. Quanto sì, è buona. Sì. Ecco qua. Pensando a questi due ingredienti mi è venuto in mente di fare questo cocktail meraviglioso. Buonissimo. Ma ci spieghi però come si fa? Perché adesso tu ci fai vedere la cosa chiusa, già fatta. Sì. Ma io sono curiosa di capire come si fa, perché comunque immagino che gli ingredienti siano molto molto simili. Semplicissimo, sì sì. Succo d'ananas, crema di cocco, wow, rum bianco e zucchero di canna. Mamma mia, quindi leggermente alcolico. Sì. Profumato, fruttato, goloso, che dire, lo facciamo un brindisi, Cristina? No. Allora, brindiamo a Rete 8, ai nostri telespettatori, al nostro chef dietro le quinte Antonio Di Giovacchino, ovviamente a te. Grazie. Al nostro operatore di ripresa Morgan Crocetta e a tutti coloro che amano in maniera spassionata la cucina. Non so se spassionato è corretto da dire, ma in questo momento mi piaceva lo stesso questo termine. La cucina è questo, la pasticceria, l'amore per ciò che si fa ci rende incredibilmente tutti vicini, è vero? È vero, è verissimo. È qualcosa di straordinario, secondo me poche cose hanno questo potere aggregante come la cucina. La cucina unisce sempre. È vero. Io ti ringrazio, Cristina, non vedo l'ora di assaggiare questo cocktail che promette veramente bene, ma ancora di più promette questo dessert. Come sempre vi ricordo che l'appuntamento con noi è quotidiano, io vi aspetto dal lunedì al sabato su Rete 8 insieme alla grande squadra dei cuochi abruzzesi e molisani, e come sempre se avete perso un pezzetto di questa ricetta vi invito ad andare su YouTube, dove potete trovare non solo questa ricetta ma anche tutte le altre della settimana e degli anni addietro. Non avete che l'imbarazzo della scelta e ricordate sempre di cucinare per chi amate, perché è il modo più bello per dimostrare loro il vostro amore. Grazie Cristina, brindiamo? Grazie a te.